Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Se volete rendere le ossa del cowboy più saporite, potete dargli una scottata di cavallo con condimento prima della cottura. Diventerà particolarmente delizioso. Ricetta consigliata. Osso di cowboy brasato in salsa. 3. Petto di manzo. Consistenza della carne. Soda ed elastica. Metodo di consumo. Stufatura. Bollitura. La punta di petto di manzo è un nome collettivo per il filetto. La carne. L'olio e altre carni morbide nella pancia e vicino alle costole. Che è, francamente, la guarnizione dello stomaco della mucca. La punta di petto di manzo è gommosa. E il modo più conosciuto per mangiarla è la punta di petto al pomodoro. Giusto. Per questo pezzo di carne in umido è giusto tilde. Ricetta consigliata. Stufato di manzo con pomodori e patate. 4. Costolette di manzo. Qualità della carne. Grassa e magra. Sapore ricco. Metodo di consumo. Brasato. Alla griglia. Al curry. Le persone che amano la carne di manzo possono amare comprare la pancetta di manzo, che è in realtà la prima metà dello stomaco della mucca tra la parte grassa e quella magra. E oltre alla pancetta di manzo, questa parte della costola con osso, conosciuta anche come costole di manzo, è altrettanto deliziosa. Costolette di manzo grasso. Mangiare grasso gusto mello. Chef occidentali piace cucinare costole di manzo e costole insieme. Il piatto fino pieno di gas. Ogni morso vale la pena ripetutamente smacking. Ha detto la mia bocca e sbavando giù. 5. Tendine di denaro. Carne. Croccante e gustosa. Metodo di consumo. Fritto. È un pezzo di carne snella e nervosa. Solo due pezzi in una mucca. Quindi è anche la parte più costosa di tutta la mucca. Poiché questa parte della carne è particolarmente ricca di tendini. La carne è molto rara. Quindi è anche molto adatta per fare la salsa di manzo. Ricetta consigliata. Manzo in salsa. 6. Carne di collo di manzo. Qualità della carne. Carne grossolana e dura. Metodo di consumo. Stufatura. Bollitura. La posizione della carne di collo di manzo è equivalente alla carne sul nostro collo a carne di collo di manzo meno grasso. Più carne rossa, con alcuni tendini. Adatto per fare carne macinata o usarlo per stufare. Cucinare la zuppa. O fare palle di manzo è anche ok. 7. Cervello superiore. Carne. Fine e tenera. Metodo di consumo. In padella. Alla griglia. Fritto. Il cervello superiore è la carne tra le vertebre cervicali e la sesta vertebra toracica della mucca. Questa parte della carne, a causa della mancanza di movimento, è uniformemente grassa, con carne magra di colore rosso brillante densamente coperta di grasso bianco. Il sapore è morbido e si scioglie in bocca. E, adatto alla frittura e alla griglia. Più il cervello superiore è vicino ai lati della spina dorsale, migliore è la qualità e la parte preferita per lo shabu shabu. 8. Carne dell'occhio. Qualità della carne. Carne fine con pochi tendini. Dolce e succosa. Stile alimentare. Griglia. Shabu shabu. Bistecca. Parlando di carne dell'occhio, devo dire che non è proprio la carne intorno agli occhi della mucca. È la carne tra il cervello superiore e la cresta esterna. Conosciuta anche come insalata di manzo. L'occhio ha meno tendini. Carne sottile. Maggiore contenuto di grasso. Dolce e succosa. Quindi, se provate la bistecca per la prima volta,
Vi suggerisco di iniziare con l'occhio. Il gusto è più accettabile per i nuovi arrivati alla bistecca tilde. 9. Controfiletto. Qualità della carne. Sapore forte e consistenza spessa. Come si mangia? Bistecca. Shabu shabu. Griglia. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ronggood, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you!